Ciao a tutti, raga. Oggi si parla della serie Budokai Tenkaichi. Voglio iniziare parlandovi del mio approccio a tutti i capitoli della serie Budokai Tenkaichi, per poi parlare al volo anche di Sparking Zero, che è Tenkaichi 4, no? Il mio primo approccio ai Tenkaichi risale al 2006. Avevo la PlayStation 2 più o meno da 6-7 mesi, perché l'avevo presa a Natale 2005. Il primo approccio è stato incredibile, cioè, perché io prima di allora avevo giocato soltanto a giochi per Game Boy, quindi è roba pixellosa per la maggior parte. Ritrovarmi dei personaggi con fattezze a grandezza naturale, diciamo, e che si muovevano in un ambiente 3D, colpi energetici, scazzottate, tutto quanto è stato incredibile. Cioè, allora conoscevo ancora poco Dragon Ball, cioè sì, avevo visto, mi pare, una saga. Perché ero piccoletto, non mi interessava tanto negli anime, però quel gioco mi ha fatto appassionare. E allora prediligevo la lingua inglese, dico la verità. Il giapponese non mi convinceva. Ecco, vi butto giusto qualche aneddoto riguardo a Tenkaichi 1. Non mi piaceva il doppiaggio giapponese perché la pensavo un po' come alcuni tuttora, no? Che ne so, sentono la voce di Goku che sembra una scimmia, dicono: ma che è sta voce brutta? Però ero piccoletto, quindi ci può stare. Poi, crescendo, ho capito il perché hanno messo la voce così, per via di Wukong, perché Goku deve ricordare Wukong, quindi c'è una voce un po' scimmiesca, ci sta. Cioè, poi mi sono, diciamo, abituato al giapponese e quindi niente, adesso lo preferisco, sinceramente. Quando sviluppi in senso critico capisci che il doppiaggio inglese non è niente di che confronto al giapponese, almeno per come la penso io. Un altro aneddoto interessante riguardo Tenkaichi 1 è che c'era la possibilità di fondere oggetti e potevi anche, diciamo, ottenere un personaggio del roster. E mi ricordo che ottenni unendo due oggetti con Gita Super Saiyan 4. Io, wow, è incredibile, tutto contento, mi si stacca la corrente. Ci sono rimasto malissimo, ero un cavolato nero dopo. Non è possibile, cavolata! Vabbè, ho riunito gli oggetti e niente, l'ho ottenuto. Non ho particolari aneddoti su Tekashi 2, più che altro. Non ho aneddoti. Tekashi 2 è stato un titolo di passaggio, un po'. Sì, modalità storia carina. L'unica cosa che mi ricordo, Zarbon che diventava alleato. Radish che diventava alleato, si schiantava contro le navicelle di Nappa e Vegeta. E finiva lì Dragon Ball, praticamente. Mi ricordo solo questo, roba carina, sì. Però che in Sparking sicuramente sarà fatta meglio di Sparking Zero, quindi. Però per il resto sì, una modalità storia caruccia, non ho particolari ricordi. Di Tenkaichi 3, devo dirlo, non è brutto, forse è il migliore per l'ampia scelta di personaggi da poter utilizzare, eccetera. Però non mi ha lasciato quasi niente, è il preacquisto che mi ha lasciato tanto, perché ci sono voluti 3-4 anni per trovarlo. Non riuscivo a trovarlo. In classe mia tutti ce l'avevano. C'è Tenkaichi 3, tu stai ancora all'1. Sì, visto, un po' te bullizzavano, no? Così facevano. Io volevo sto Tenkaichi 3 a tutti i costi. Per trovarlo ci ho messo la vita. Quando l'ho trovato, sì, vabbè, ero contento, però mi sono goduto più Tenkaichi 1, dico la verità. Tenkaichi 2 e 3 erano meglio, eh. Il 2, infatti, aveva in più rispetto agli altri, a Tenkaichi 3 e a Tenkaichi 1, la modalità storia che era fatta abbastanza bene. Tenkaichi 3 invece aveva il roster infinito, cioè erano tantissimi personaggi. Però c'era, diciamo, quella classica formula della Bandai, no? Dove nel primo capitolo ci sta meno roba, nel secondo ci sta un po' più di roba, però togliamo qua, mettiamo là, nel 3 idem, togliamo qua e mettiamo là. Cioè, non era mai un gioco fatto e finito, completo, migliore in tutti gli aspetti rispetto al precedente. Non era così. Invece sembra che Sparking prenda un po' il meglio di tutti i Tenkaichi e prende anche qualcosa dai vecchi giochi di Dragon Ball e fonde il tutto insieme. E aggiunge anche un po' del suo, quella modalità dove puoi creare What If, una modalità molto interessante. Cioè, un po' il suo dovere Sparking, almeno da quel che sembra, eh. In più il roster è ancora più ampio, quindi tanto l'ho guadagnato. Sì, ci sta qualche personaggio in meno rispetto a Tenkaichi 3, però compensato con i personaggi di Dragon Ball Super alla fine. Quindi sono hypato, ma non tanto per la nostalgia, ma per le novità. Perché
Si collegano bene al canale, il fatto dei what if mi dà ampio respiro per poter creare tanti contenuti per il canale. Quella cosa mi stimola un sacco a giocare Sparking Zero, oltre che me lo voglio prima giocare per conto mio, ovviamente, perché io sono un tipo che se li deve giocare da solo i giochi. Cioè, non sono mai stato un tipo che condivide più di tanto. Ci ho provato anche col canale a portare qualche gioco, ma non mi piace. Cioè, dopo sì, posso prendere dei pezzi del gioco, delle cose interessanti del gioco e le posso portare sul canale, però prima me lo devo giocare da solo. Ultima cosa riguardo al perché i Tenkaichi vecchi non mi hanno coinvolto così tanto, tranne l'uno, è perché l'uno lo giocai con mio fratello, abbiamo scoperto insieme un gioco comunque di Dragon Ball importante, diciamo, una serie importante di Dragon Ball, abbiamo scoperto, cioè la serie Tenkaichi comunque ha la sua importanza, una serie ignorante. Ah, sicuramente per molte persone, quasi per tutte praticamente, il ritorno della serie Tenkaichi ha dato quel senso di nostalgia. Cioè, perché alla fine i Tenkaichi sono un tipo di serie molto ignorante, non c'è tanto tatticismo, non c'è un equilibrio proprio fatto bene, tipo alla FighterZ, diciamo. Semmeno e basta. Io non ero neanche un tipo, ecco, questo mi distingue da alcuni che sono tanto attaccati alla serie Tenkaichi. Io non ero un tipo che condivideva con gli amici il gioco, io solo con mio fratello, e più che altro abbiamo condiviso tanto Tenkaichi 1 e un po' il 3 anche. Abbiamo fatto qualche what if per conto nostro, sì, più che altro era quello, era il ricordo di quando creavamo i what if insieme, e quindi mo posso rivivere sta cosa anche con Sparking Zero, e elevato all'ennesima potenza, perché sembra che i what if sono una cosa molto centrale nel gioco, ecco. Cioè, è a me quello che mi intriga del gioco, non tanto il mi ricordo quando, vabbè, sì, ok, carino, ma io non sono tanto attaccata alla nostalgia. Questa è la cosa che voglio sapere. Voi siete hypati per Sparking Zero perché vi ricorda l'infanzia o perché vi piaceva proprio come gioco a sé? Avete degli aneddoti riguardo la serie Budokai Tenkaichi? Come avete acquistato i giochi? Ditemi voi la vostra esperienza con la serie Budokai Tenkaichi. Ormai manca poco, 2 settimane esce. Ho tanti contenuti da portare riguardo. Però li vedrete dopo 2 o 3 settimane dall'uscita. Prima voglio godermi il gioco per conto mio, poi ne parlerò insieme a mio fratello, perché alla fine è un qualcosa con cui siamo cresciuti anche noi, no? E che abbiamo condiviso insieme. Mi sembra anche giusto coinvolgere lui. Niente. Ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti.